con un foglio delle dimensioni di 24 x 19 cm. Pieghiamo perfettamente a metà e adesso andiamo a segnare con il righello a queste distanze. Dunque, partiamo lasciando 3 cm dal bordo e poi facciamo un quadrato di dimensioni 4 x 4 cm. Ora lasciamo 2 cm dal primo quadrato e creiamo un secondo quadrato delle dimensioni di 3 x 3 cm. Andiamo ogni volta a segnare con la matita. Lasciamo di nuovo 2 cm e andiamo a creare un quadrato di 2 x 2. Queste saranno le basi per i nostri doni, che saranno tridimensionali all'interno della nostra card. Quindi ve lo segno così. Ora con la forbice andiamo a tagliare tutti i bordi laterali dei 3 pacchetti dono. Un'operazione che io faccio con le forbici, potete farle anche col cutter, come preferite. Tanto anche se tagliate con le forbici e il taglio non è netto netto, va benissimo lo stesso, viene perfetto quello che dovete fare. Quindi potete anche non utilizzare cutter e piani di taglio, è molto più comodo così. Ora andiamo a piegare i nostri quadrati in questo modo, arriviamo fino al bordo dove abbiamo tagliato e facciamo i pieghi in modo da avere il riferimento all'interno della card per creare i pacchetti tridimensionali. Ora apriamo così e andiamo a sollevare nella parte centrale i nostri pacchettini. Pieghiamo in questo modo e richiudiamo la nostra card. Schiacciamo bene affinché il tutto prenda perfettamente la forma, in modo che nel momento in cui andiamo ad aprire la nostra card, così vedete i pacchetti che emergono. Ora ci occupiamo di rivestire i nostri pacchettini. Prendiamo 3 pezzi di carta, rispettivamente delle dimensioni di 4 x 8 cm, 3 x 6 cm e 2 x 4 cm. Io li ho già chiaramente tagliati in modo da guadagnare tempo per non fare insieme a voi questa operazione, tanto è semplicemente da ritagliare. Quindi cosa vado a fare? Vado a piegare i tre pezzettini di carta perfettamente a metà e in questo modo avrò esattamente la forma del nostro pacchettino all'interno della card e questo mi permetterà praticamente di andare ad incollare in una volta sola l'intero pacchettino. Tanto avrò la guida del centro dei pezzettini di carta che ho già piegato, che andranno a coincidere con il centro del piego del mio pacchettino sulla card in questo modo. La carta che sto utilizzando per questa card è la carta del mio kit digitale Christmas Time. Ho utilizzato sia il kit delle carte che il kit delle etichette Christmas Label. E nella descrizione del video trovate il link alle carte e anche ai materiali che ho utilizzato per realizzare questa card. Ora andiamo a decorare i pacchettini con questi fiocchettini che ho realizzato utilizzando una fustella, anche questa la trovate nel link dei prodotti. Una fustella molto carina, io ho già preparato chiaramente precedentemente i fiocchettini e adesso li vado ad attaccare sulla card. Dal momento che per i pacchettini più piccoli i fiocchettini sono un po' più lunghi, vado a rifilare i bordi con la forbice. Tra l'altro nel kit ci sono 3 dimensioni diverse, se non erro, di fiocchettini, quindi sono molto carini e molto versatili per poter essere utilizzati in vari lavori.
Ora che abbiamo finito l'interno, occupiamoci dell'esterno della nostra card. Vedrete che appunto dobbiamo andare poi ad incollare quello che abbiamo fatto all'interno della card. Quindi in questo caso ho preso un foglio del mio kit, semplicemente l'ho rifilato e adesso, visto che la parte interna l'ho fatta leggermente più corta della parte esterna della card, ho tenuto all'incirca mezzo centimetro per parte di margine, ma questa è una cosa veramente indicativa e soggettiva, quindi ognuno può farla come meglio crede. Adesso, per coprire la parte che rimarrà a vista una volta incollata la parte interna, vado a passare il mio distress su tutto il bordo. Distress che sapete che io utilizzo tantissimo perché mi piace proprio l'effetto che lascia. Ora con questo attrezzo vado a stressare la carta su tutto il contorno. Questo attrezzo è un attrezzo che permette di stressare la carta in modo regolare, ma se non ce l'avete, come dico sempre, potete utilizzare tranquillamente una forbice. Viene un lavoro meno preciso, ma va bene ugualmente. Quindi stresso la carta e con questa mia fustellatrice per angoli, che avete visto usare tantissime volte perché a me piace tantissimo, trovate anche questa nell'elenco dei prodotti. Vado a smussare gli angoli e a passare il distress dappertutto. In questo modo vedete che incollando la parte interna, che andrò a sua volta a smussare nei quattro angoli in modo che sia coerente con la parte esterna della card. Le parti che rimangono scoperte adesso sono sporcate con il distress e hanno questo colore beigiolino, vintage. Però a questo punto, incollando praticamente la mia parte interna, mi sono resa conto dell'errore clamoroso che ho fatto, e cioè quando ho incollato i pezzettini sui miei pacchetti con i rispettivi fiocchetti, mi sono accorta di averli praticamente incollati al contrario. E quindi dico al contrario perché chiaramente avevo la base che era una mia carta che aveva un senso, quindi in questo caso io non posso girare tutto al contrario per avere i fiocchettini dalla parte dritta, altrimenti avrei tutto il disegno di base storto. E quindi, ahimè, ho fatto questo errore e quindi voi ve ne sarete già accorti dalle foto, ma in qualsiasi caso voi sicuramente non lo farete, bisognerà prestare più attenzione. Ora rimane il fatto che io, per coprire la mia casetta al contrario, posso tranquillamente sopperire al problema andando ad incollare un pezzettino di carta, però rimane il fatto che i fiocchettini da mettere sui pacchetti sarebbero stati più belli sulla parte in alto. Ora vado a mettere sul laterale della mia card un bigliettino che ho semplicemente ritagliato dal mio kit. Vado a fustellare gli angoli con la stessa fustella per coerenza e a passare con il distress, sia nell'interno che nell'esterno. Fatto ciò, vado semplicemente ad incollare. In questo caso ho dovuto semplicemente ritagliare una card che trovate nel mio kit Christmas Label, quindi semplicemente ho ritagliato e mi ritrovo già la card sul quale poter scrivere il vostro augurio. In questo modo la vado ad attaccare qui nel laterale e sarà quella appunto che vi permetterà di scrivere. Nel frattempo volevo sempre ringraziare tutte voi che state facendo i lavori con il mio kit digitale Christmas Time, state facendo dei lavori veramente bellissimi che io sto pubblicando, che sto vedendo pubblicati sui social e sono veramente orgogliosa. Allora, adesso occupiamoci del frontale della nostra card. Vado ad attaccare anche sul frontale un fiocchettino come quello che ho utilizzato all'interno per decorare i pacchettini. E poi voglio utilizzare della garza e andrò a ritagliare dal mio kit delle label la scritta Merry Christmas. Vado a ritagliare una label decorata, però non la utilizzerò tutta, ma ne utilizzerò solo una parte. Vado a stondare così a mano la parte che ho tagliato prima che finisse il disegno dell'etichetta. E adesso, prima di incollarla, vado a passare il mio solito distress, che
Vi sarete stufati di vedermelo utilizzare perché lo utilizzo sempre, però voglio creare un pochino di spessore e quindi vado a tagliare un pezzettino di recupero del cartoncino che utilizzo per fare le copertine dei miei album, un cartoncino che utilizzo tantissimo, un cartoncino dello spessore di 1,5 mm che è veramente, veramente valido perché è corposo e funziona molto bene. E con i pezzi che mi avanzano da quando faccio gli album li utilizzo per creare gli spessori, come in questo caso per mettere un pochino in rilievo la scritta. Quindi vado ad incollare la mia etichetta sul cartoncino e adesso, prima di incollarla sulla mia card, vado a tagliare un pezzo di garza. Questa è una semplicissima garza beige, quindi ha già anche il colore adatto per fare i miei lavori un pochino vintage. La vado a stressare in modo che abbia così un effetto invecchiato e comunque più bello sotto l'etichetta. Utilizzo la semplice colla stick perché ho visto che sulla carta con la garza va benissimo perché mi permette di incollare la carta, la garza nella maniera che voglio perché posso spostarla e vado ad attaccare sopra la mia etichetta Merry Christmas in modo così da quasi completare la mia card. Utilizzo, cosa che avete sicuramente già vista nei miei ultimi lavori natalizi, questo pizzo beige munito già di biadesivo. L'ho usato tantissimo perché mi piace molto l'effetto ed è veramente comodo. Il biadesivo è molto tenace, quindi tiene benissimo, non si scolla e quindi veramente in un attimo lo potete incollare dove preferite. Quindi è veramente versatile e bello. Trovate anche questo nella descrizione dei prodotti utilizzati. E poi insieme al pizzo ho utilizzato già anche in altri lavoretti il washi tape glitterato che durante il periodo natalizio trovo che funzioni veramente bene perché dà veramente in un attimo tantissima luce. E decorata la parte frontale direi di andare anche ad aggiungerla nella parte interna, così richiama il lavoro fatto sull'esterno, ma comunque decora anche un pochino questa parte che mi sembra un po' così, un po' vuota. E quindi vado ad incollare sia il pizzo che il glitter anche sulla parte laterale della mia card. E a questo punto direi che la decorazione è terminata. Con questo interno, il mio bigliettino per scrivere l'augurio e la parte frontale. Ora, chiaramente, dal momento che all'interno ci sono i pacchettini, rimane la card, non si chiude perfettamente, quindi io ho deciso di chiuderla perché preferisco così, con del pizzo, perché mi piace di più questo effetto vintage e mi piace il fatto che rimanga perfettamente chiusa. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuta questa idea di card così semplicissima ma direi carina. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!